song ever. It was your best song ever. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. 45esima puntata Correre per Sport, sempre a cura della Lega Atletica Wisp. Poi ce ne sono tante altre belle iniziative per l'anno prossimo per il settore della manifestazione Wisp. Non sveliamo niente perché forse è ancora presto, ma ci saranno tante belle novità. Come vedete, manca accanto a me Alberico Di Cecco perché ormai si è tuffato letteralmente nell'organizzazione della Maratona Città di Pescara e sicuramente sarà l'anno record, 45esima edizione. Mi viene lo spunto per dire, per presentare accanto a me la bella Vanessa, 40, 45 la puntata, 40 il tuo cognome. Buonasera, buonasera dottoressa, ben arrivata. Grazie. Tutto bene, a distanza di un anno ci rivediamo. Con piacere. Per una bellissima manifestazione che ci sarà a Colonia Spiaggia domenica mattina, domenica 4. Accanto il presidente, che presidente poi, Gabriele Pasqualone, amatori, podisti pennesi, buonasera, buonasera, bentornato. Tutto a posto Gabriele? Sì, tutto, eh? Okay. Tutto ok. Complimenti per l'eleganza, Gabriele? Dicevo, complimenti per l'eleganza. Santino Renzetti, buonasera. Buonasera, veterano, come diceva poc'anzi qualcuno, del gruppo Atletica Valtavo, uno dei gruppi più vecchi insieme anche all'amatori podisti pennesi nel panorama podistico della provincia di Pescara. Buonasera Santino. Buonasera, buonasera. Gareggi sempre? Sicuramente sì. Domenica sarai... Sto rientrando. Stai rientrando. Ma tu ci sarai sempre, sei stato per molti anni il numero uno del tuo gruppo, dico bene? Sì, della Valtavo, sì. E poi, se partiamo con la bella presenza di Vanessa, potevamo non concludere questa bel quadretto alla cornice con Ervana Cetrano. Buonasera. Grazie, grazie la presenza della nostra presidente, sempre elegante, grazie. Ervana, complimenti. In tono. In tono con la Wisp. Con l'ambiente. Con l'ambiente, bene, bene. Ervana, partirei proprio da te. Sì. Andiamo verso la conclusione dell'anno, ormai sì, ci siamo, no? Gli eventi importanti ce ne sono ancora. Sin da iniziare maratona, da domenica mattina con il trofeo Annalia Roncai e il trofeo Romualdo Patacca che si svolgerà, ma ce ne parlerà più approfonditamente. Saranno ancora un 6-7 gare. 6-7 prima... gare, ma possiamo dare già il succo, possiamo già dire che è stato un anno? Sicuramente proficuo, sotto tanti punti di vista, però questo ciò non toglie che bisogna sempre migliorare. Là dove ci sono state delle gare che hanno avuto delle pecche, qualche problema, è stata mia cura far notare all'organizzatore i problemi che si sono verificati, quindi è per questa ragione che l'anno prossimo si migliorerà ancora di più. Non tutti i figli sono belli a mamma sua allora. No, è anche giusto, certo. Se ci sono stati dei reclami, prendere in considerazione questi reclami. Quante, e quindi farli presenti. Quante gare ci sono state nel circuito quest'anno? Nel circuito, nell'insieme come anche Wisp? Anche possiamo dividerle. Beh, in siamo sempre intorno alle 53-54 gare e 35 gare appartenenti al Coril Abruzzo. Ervana, possiamo già parlare anche di conclusione dell'anno? Sì, praticamente la sì. La data, sono rimaste 5-6 gare. La mega festa dove si farà? Non è stato ancora deciso. Ma la data sì? L'11 dicembre. Meno male che non mi tocca pagare da bere perché se perché? No. Perché? Il giorno prima è il mio compleanno, così sono bene, stato fortunato. Ne approfittiamo allora. Sono stato. Il giorno dopo? Sono stato. Il giorno dopo ormai. Non ci siamo anche in anticipo. No, in anticipo non si può fare. No, in anticipo non si fanno mai gli auguri. No, ci andiamo. Santino, tu hai partecipato, possiamo dire, a quasi tutte le gare del circuito Wisp quest'anno. Ho fatto circa una quarantina, credo. Quarantina. 53 ne sono in totale, sì. Ne mancano 6 o 7. Siamo lì. Siamo lì. Sono stato fermo un mese per infortunio. Anche le querce cadono? Eh sì, io non sono una quercia, sono una pianticella così. Da quanti anni è che corri, Santino? Da 77. 77? 77 che corro. Io casualmente, perché come sono entrato eravate già seduti, sei capitato vicino a Gabriele Pasqualone, poi giustamente le due belle donne, una a destra e una a sinistra. Di là, sì. Ma il particolare della gara di penne, se tu ce lo riesci a raccontare in 30 secondi, anche un minuto, ne sarei veramente... Quando sono andato a correre al pranzo, sì. Era
si sposava mio nipote e sono andato al matrimonio. Allora mio nipote è andato a fare le foto e non tornava. La gara di Ben era quasi pronta per partire, alle 8 partivano. Arrivava alle 8, io ero lì, aspettavo, mio nipote ancora arrivava. Ho fatto i calcoli, io adesso mio nipote non torna, mentre fa le foto, mentre stiamo qua fuori a fare gli antipartini, sono arrivate. Vado lassù, prendi i soldi, prendi il numero e parte. Ovviamente la roba sempre in macchina. In macchina anche se era il giorno del matrimonio, sì, ma casualmente è capitata la borsa in macchina. Allora, le armi. Ho preso la roba e mi dice mia moglie e mio figlio, tuo padre dove è andato? Ma stava qua papà, mi cercava dappertutto. Allora la strada sotto e la gara partiva sopra. Disse mio figlio, mamma, quanto papà dove sta correndo adesso? Impossibile. Disse mia moglie, no, non può essere. L'altro figlio che arrivava dopo, gli disse la moglie, mi sa che ho visto tuo padre in mezzo al gruppo. No papà, non ci sta. Papà il matrimonio. Appunto sto dicendo. Papà sta allo sposalizie. Quando arrivai, mi sono cambiato sotto, mi sono lavato, mi sono cambiato. La cravatta l'ho potuto allacciare perché stavo sudando ancora. Ho cambiato, ma mia moglie mi ha lasciato il posto in fondo al tavolo. Già è tanto che te l'ha lasciato il posto. allora mia moglie mi dice che mi ha preso il cervello. La corsa ti ha preso... Però se andiamo in fronte, non ha fatto una cosa cattiva. Cosa ho fatto? Sono andato a correre, cosa ho fatto? Però hai messo anche alla prova tua moglie, perché se non ti ha lasciato quel giorno non ti lascerà mai più. No, non lascerà più. Sono sfortunato. Sei sfortunato. Gabriele, significa che la gara di penne ha un richiamo, un fascino particolare per fare quello che ha raccontato Santino. Lui sì, forse lo sapeva. Lui. No, lo sapevo, mi fa piacere quello che ha raccontato Santino, che è un amico, ci conosciamo tantissimi anni. Infatti, prima della trasmissione mi ha chiesto che ti ricordi se il sabato o la domenica, penne, non si ricorda. Non sapevo che era riferito a questa esperienza, che è stata una bellissima esperienza fare questo, anche perché correre prima del matrimonio, quindi ti prepara anche per il matrimonio, per mangiare anche abbondantemente. Sì, sì. Quindi è stata una bellissima cosa. Per quanto riguarda penne, devo dire che riscontro anche dopo mesi, giorni, c'è sempre riscontro se è andata bene la gara. Abbiamo avuto, ci hanno segnalato una cosa con grande soddisfazione, che per le premiazioni, i premi sono stati veramente, hanno piaciuto a tutti, con grande soddisfazione, perché quest'anno abbiamo premiato per il secondo anno consecutivo con i prodotti tipici locali. Questo ha fatto un grandissimo successo e mi chiedono addirittura anche il premio di partecipazione per la prima volta quest'anno per il farro, che ci sia una grotta richiesta del farro dove si vende, che è stato buonissimo. Tant'è che mi ha dato l'impulso, anche io come assessore del comune di Penne, di fare un progetto su Penne città del farro a livello nazionale. Perché c'è una volta del farro biologico, parliamo, sempre prodotti biologici. E del pomodoro a pera. Pomodoro a pera lo lasciamo. Lo lasciamo in momento. No, è stato un grande successo anche per questo. Noi ci abbiamo il ristoro sempre appena il pomodoro a pera, penso che il pomodoro appena, fette di pane col pomodoro, ma molti chiedono, dice, ma questo pomodoro è diverso dagli altri, perché molti non conoscono la genetica del tipo. Tant'è che al ristoro finale per gli organizzatori, per chi ha dato una mano, c'è cioè panino. Si mangiavano più pane e pomodoro che porchetta, bravo. Questo l'abbiamo riscontrato tutti, più pane e pomodoro che porchetta, perché è veramente una genuinità unica per Penne, per la nostra città. Quindi. E il prossimo anno vogliamo collegare ancora di più questo con i prodotti tipici locali, le manifestazioni, facendo un calendario molto più ampio di sport. Difatti un progetto che vorrei anche illustrare al presidente regionale Alberto su questa cosa, perché vorremmo far costruire qualcosa, perché secondo me è possibile mettere insieme una serie di cose per la nostra regione, perché la nostra regione ha delle cose eccezionali che molte volte non vengono sfruttate: i prodotti tipici locali, la cultura, i centri storici, la storia della nostra regione. E mettendoli insieme secondo me si può creare qualcosa di molto utile. Ma a volte basta poco, ma abbinarlo in un altro contesto, in un'altra organizzazione di altri eventi potrebbe essere la chicca. Sì, è successo anche quest'anno, anzi faccio i complimenti anche a Ervana, mi è piaciuto tantissimo la notte bianca, si è fatto a, come si chiama, alla provincia di Chieti, Crecchio, che è stato bellissimo, è stata una bellissima serata di sport. Perché anche quelle gare che molti podisti, quelli un po' affamati di premi partecipazione e tutto, io non sono di quel tipo, perché la manifestazione va visto sotto un altro aspetto,
sull'organizzazione, sul modo in cui organizzare anche quello che viene fatto collaterale per incentivare questo tipo di sport. Io, come sapete, sono stato domenica a Foligno a fare lo speaker, dove c'era una mezza maratona con i primi d'Italia, primi a livello mangereccio, 30.000 presenze. Ma la cosa bella di una manifestazione del genere è che arrivavano famiglie, e c'erano famiglie abruzzesi, anche se domenica ci sono state diverse gare anche in Abruzzo, la Ascoli San Benedetto e nelle Marche, poi la corsa di Miguel e Michela all'Aquila, altre manifestazioni ancora, c'erano famiglie abruzzesi che sono venuti dalla sera prima per rimanere nel posto. Una bella città come Penne, se si può arricchire il contesto e non solo la corsa, perché se metti solo la corsa... famiglia. Sarebbe bello collocare una settimana di sport, ma di sport soprattutto amatoriale, non competitivo, perché questo porterebbe le famiglie a restare non solo a Penne, anzi noi potremmo allargare anche le paesi limitrofe, io chiamo l'area Vestina, tutti i paesi che sentono... Vabbè, questo è un lungo discorso, tu hai un bel sogno nel cassetto però, da poter sviluppare con l'area Vestina. Questa è un'organizzazione della WISP, io invito la WISP a fare questo tipo di progetti, perché secondo me il futuro sarà questo. Quando parliamo di sport per tutti, quindi tutte le categorie di sport mettendoli insieme in un'unica manifestazione, potrebbe essere un buon risultato. L'unica cosa che posso dire, se mi permetti Robè, siccome Ervana parlava già del prossimo anno, io inviterei tutti a rifare, cercare almeno di rifare un unico calendario, perché la WISP deve dare un messaggio. Poi un messaggio chiaro, messaggio chiaro, anche perché pure io dovrei tante cose a dire nei confronti della FIDAL, ma siccome siamo persone intelligenti, persone che guardano sempre... Non diciamo un unico circuito, ma un unico calendario. Partiamo da unico calendario, non parlo di circuito. Se ne può parlare. Vanessa, buonasera di nuovo. A te. Ci siamo, ci tuffiamo nella manifestazione. Sì. 26ª edizione. Organizzata dall'Atletica Colonia Spiaggia. SD Colonia Spiaggia, uno dei fondatori, purtroppo non c'è più, ed è Romualdo Patacca che lo ricordate con questa manifestazione, soprattutto nel settore giovanile. Sì, ripetiamo l'esperienza che abbiamo proposto lo scorso anno, per cui il trofeo Aldo Patacca è riservato sempre e comunque agli studenti della scuola di Colonia Spiaggia. Aldo, per gli amici. Per gli amici Aldo. Certo, cioè, no, secondo per noi Romualdo, esatto. Mentre poi invece la gara ufficiale è sempre e comunque il trofeo Annalia Rongai, che si porta avanti ormai da 26 anni. Nello stessissimo circuito? No, ci sono delle novità quest'anno. Come mai? Dopo 25 anni? Dopo 25 anni abbiamo deciso anche noi un po' di stravolgere il percorso, che si è allungato, siamo sui 10 chilometri circa, poco più di 10 chilometri, ci sarà un passaggio sul lungomare di Colonia Spiaggia. Addirittura vediamo... anche sul lungomare? Sì. A proposito, quest'anno non ci sarò e chiedo pubblicamente scusa ad iniziare dal presidente Andrea Rongai, ma a tutti quanti gli altri, Andrea Pompei, scusa, stavo confondendo con Rongai, con Massimo, perché proprio io con Massimo. Di solito si hanno rapporti più con Massimo che con Andrea. No, ma proprio con Massimo diretto, perché devo chiedere scusa prima a Massimo mi raccomando. E poi a tutti gli altri, purtroppo non ci sarò domenica, ma ci rifaremo, con il cuore sarò con voi. Ci sarà. Ci sarà modo. Ero amico di Aldo. Lo so, quindi ci dispiace, è una cosa reciproca, però vabbè. È una mancanza. Quest'anno è andata così, speriamo nell'anno prossimo. Ti prenotiamo anticipatamente, così almeno sarà dei nostri. Sicuramente. Bene. È stata una mia svista, non ho fatto bene i calcoli. Quando ho detto sì in Puglia non mi ricordavo assolutamente e chiedo pubblicamente scusa. Grazie. Sarò con voi con il cuore. Anche noi ti penseremo. Sì, dicevamo, quindi il percorso si è allungato, novità, ci sono anche i punti, quest'anno 15 punti per i partecipanti, gara con il CIP, anche questa è un'ulteriore novità, quindi siamo andati avanti, siamo cresciuti notevolmente. Passeggiata per chi chiaramente non se la sente, insomma, di effettuare il percorso di 10 km, che chiaramente è impegnativo. Scusate, ma come fate sul lungomare se c'è la nazionale? Il comune, devo ringraziarlo pubblicamente, ci è venuto molto incontro, aiuto quindi considerevole delle forze dell'ordine e della giunta comunale di Roseto degli Abruzzi, che ci ha dato il permesso e quindi ci sarà modo di attraversare la statale in totale ed assoluta sicurezza, con la presenza, appunto ripeto, delle forze dell'ordine, per cui è tutto sotto controllo, in tranquillità si potrà effettuare questo percorso. Io ricordo quando Massimo con tutti i suoi compagni di squadra organizzarono una bella notturna proprio sul lungomare. Sì,
Sì, qualche anno fa in sostituzione della gara ufficiale, un paio d'anni abbiamo lavorato sul lungomare, diciamo così, adesso siamo tornati alla gara, quella ufficiale, però ci sembrava, diciamo, un passo avanti, doveroso fare un passo avanti e fornire, insomma, un passaggio per tutta Colonia Spiaggia, quindi farla vedere un po' in toto, chiaramente la parte, quella tradizionale, comunque ci sarà sempre. Sono d'accordissimo con te, perché quando uno fa qualcosa di bello... Devono far vedere che cosa fanno. Non è un giro unico, è un passaggio a lungomare e poi il tragitto, quello solito, viene ripetuto per due volte invece, perché il percorso tradizionale era di 8 km, quindi questo ampliamento di 2 km è stato reso possibile con il passaggio sul lungomare. Quindi questo è, diciamo, questa è la novità. Poi la gara per i bambini, lo ripetiamo come sempre, il ricco ristoro. Ma va? Ampliato anche quello, ulteriormente, diciamo, potenziato nella sua sostanza. Ma addirittura avete un cuoco, noi abbiamo uno chef. Un cuoco nella nostra. Io non ci volevo credere l'anno Ebbene, scorso. Sì. Poi qualcuno forse si è accorto che ero scettico, mi ha preso sotto braccio e ti ha portato a far vedere. A degustare. A degustare, sì, quindi hai potuto provare in prima persona. Abbiamo sì, un cuoco. Posso dire che Carlo, papà Carlo. Papà. Siamo in buone mani per quanto riguarda il ristoro. Quello forse è una cosa che mi mancherà domenica. Chissà, speriamo. Magari. Gabriele, tu ci sarai domenica, sì. Anche perché il vostro gruppo, ho notato quest'anno e l'ho detto anche in altre occasioni, vi siete un po' ricombattati, vero? Ma sì, ci sono dei periodi che purtroppo, chi per infortuni, per problemi familiari, si è allontanato un po' dalla nostra associazione, adesso è tornato a pieno ritmo, diciamo, allenarsi, a correre. Ci sono dei periodi, purtroppo, a volte siamo un po' di più, a volte un po' di meno, che purtroppo noi siamo un'associazione di amatori, siamo dei professionisti, è giusto che ha problemi familiari di stare vicino alla famiglia, che ha problemi anche personali, quindi va anche accettato, sono le sue indisponibilità. Però credo che siamo sempre un buon gruppo, una bellissima associazione, che come dicevi prima siamo in una delle più vecchie società della provincia di Pescara. Inizia anni 80. E abbiamo registrato la FIDA nel 1980, sì. Perciò. Infatti il nostro codice è PE028, è uno dei più anziani, più vecchie associazioni. Per questo ci fa onore che, meno male che fino adesso riusciamo a organizzare la notturna pennese. Rimaniamo ancora a sopravvivere. Mi sbaglio intorno alla 28esima, 30esima, qualche scricchiolio si era avvertito di... Sì, veramente io volevo lasciare solo quello, volevo lasciare cercando di trovare qualcuno che voleva darsi da fare, qualche volontario, soprattutto l'associazione, purtroppo. Ma conoscendo tutti gli altri componenti del gruppo, hanno detto: ma Gabriele è così bravo, perché lo dobbiamo lasciare? Ci credo proprio. Dobbiamo prendere il suo posto. Non è questo, secondo me il ricambio va sempre fatto. Non siamo dei politici noi di professione, quindi noi dobbiamo fare sempre... Santino, trovare alternare. Ti è tornato il sorriso, perché dobbiamo dirlo che Santino è un interista e gli interisti ultimamente tutti quanti con il sorriso. A proposito di sorriso, domenica scorsa, vabbè, ma una rondina non fa primavera. Ma stasera con chi giocate? Stasera non giochiamo, non c'è neanche la Coppa Agida, non c'è quest'anno. Gli altri anni facevano la Coppa Agida. No, il mercoledì ci sono le coppe di solito, sì, quell'anticipo. No, voi non giocate questo? No, ma il mercoledì non... Ci alleniamo. Guardano la Juve giocare. Guardiamo la Juve giocare, sì. Fanno i gufi. C'è un bell'altro aneddoto con Santino, ma mo mi manderà a quel paese, quello del trattorino nero azzurro. Che cosa ti hanno detto? Mi hanno detto. Non ci potevo andare per strada, però mi trovo sotto a cappello con il motozap e era nero azzurro, l'ho fatto io. C'era il semaforo rosso. Mi si avvicina uno e mi dice: cambio colore. Mi dice: perché devo cambiare colore? L'Inter aveva perso il sabato sera, aveva perso. Ma perdeva di continuo, non solo il sabato. Perdeva di continuo. Quella sera aveva perso. Mi ha detto: non sono interista. Di chi sei? Sono dell'Atalanta, io ho detto, no. Poi faccio ancora un passo avanti, gli dico a lui: sono interista, gli ho detto, zitto, sono interista. Santino, che ha dell'Inter, ha di tutto, dello sport in generale, ciclismo, atletica, ma dell'Inter, c'ha tutto. Io ho tutte le formazioni dell'Inter nelle coppe dal 56, tutte scritte a penna, ma il mix dell'Inter, anche la Juventus, il Milan, tutte quelle partecipate alle coppe, tutte ce l'ho. Santino è stato un grande arbitro,
Beh, grande no, un arbitro così. Categoria? No, in Italia, in Svizzera ho fatto, sono stato in Svizzera, sono arrivato a Juniors A interregionale, cioè andavo anche fuori provincia. Poi qui posso vedere l'età, avevo 32 anni, non ho potuto fare l'arbitro maschile, ho fatto le femminile. E ho arbitrato la finale della Coppa Italia tra Chieti e Pescara. A Campobasso sono andato a giocare, perché per paura che scivoli e botte, no? Vedi? A Campobasso sono andato. Beh, cioè, venire a te non è tanto facile, perché scappavi. Scappavo, sì, ma c'era anche quelli che corrono. Uno che corre. Ervana. Dimmi. Ci siamo. Gabriele ha parlato della sua notturna, sì. Ma Gabriele ha anche una bellissima azienda agricola, l'azienda agricola Pasqualone. Lo sappiamo benissimo. Più che Gabriele il figlio, mettiamo i puntini dove serve. Coadiuvato. Diego coadiuvato da Gabriele. Diego Pasquale. A proposito, sapete che è diventato nonno Gabriele in questi giorni? Auguri allora. Vergognare che mi fai sentire vecchio. Sai, diventare nonno è bello. Però c'è dura poco. Però c'è un inconveniente. Che dura poco. No, che non parli dura poco. Deve andare a dormire con la nonna. Andare a letto con la nonna. Ervana, dicevo, ha una bella azienda agricola. Significa che, perché no, un bel cross potrebbe essere... Ma possiamo... dire il vero, ne abbiamo sempre parlato ogni anno, è vero. E poi non si è mai concretizzato. Speriamo per il 2016. Possiamo concretizzarlo. Possiamo concretizzare. Comunque, per rispondere a quello che ha detto prima Gabriele, sia per quanto riguarda la settimana dello sport e anche soprattutto di far conoscere il nostro territorio, perché ci sono dei posti stupendi che neanche noi abruzzesi conosciamo. Beh, è una realtà questa. Non diamo forse il giusto valore, la giusta risonanza. Ci manca un po' di amor proprio. Sì, la giusta risonanza alle cose. Certo. Poi, per quanto riguarda un calendario unificato... Ah già, tu devi ancora rispondere alla domanda. Sì, non volevo deviare. Io ci ho provato. Ma... No. Una cosa che perché? Sentono tutti i podisti. Perché no? Perché tutti, no? Tutti. Allora, per quanto riguarda il calendario unificato, noi con la FIDAL ci abbiamo provato e si è attuato per un anno. Mi sembra due o tre anni fa. Personalmente non sono contraria a questo per una sola ragione, perché comunque bisogna sempre pensare all'organizzatore che impiega tante forze. Non può andare anche il podista, che non può andare una parte o l'altra. Sì, però per il bene soprattutto dell'organizzatore. Poi il podista, secondo me, è libero di andare dove vuole. Teoricamente è questo. Quindi per questa ragione sono d'accordissimo, perché bisogna aiutare l'organizzatore che impegna le forze, denaro, tempo, eccetera. Io quello che chiedo e che ho sempre chiesto è che sia un circuito, se vogliamo parlare di circuito o se vogliamo fare un solo calendario, che sia comunque un circuito libero. Non deve essere un circuito che sta con la FIDAL, con la WISP, con altri enti. Sto con chi voglio. A casa mia, no? Come si dice, posso ospitare chi voglio, chiunque. Appunto. Certo. Quindi adesso ne sto parlando pubblicamente. Ed è quello che penso, ma non solo io, tutti quanti. Poi ovviamente, come sempre, c'è un direttivo della Lega Atletica, quindi le proposte di una certa importanza vengono sottoposte al giudizio di tutti e sarà la maggioranza a decidere. Non sei la sì, io sono la presidente padrona, però... No, assolutamente. Siamo in democrazia. Capisco che magari qualcuno non sa che cosa significa democrazia. Allora lo invito ad andare a consultare un dizionario. No, perché qualcuno ha fatto una battuta su questo, perché lo sto dicendo. Ervana, ci avviciniamo alla Maratona Città di Pescara, ormai ci siamo. Sì. Io sono convinto che quest'anno è l'anno dei record. Nonostante ultimamente in alcune gare c'è una leggera flessione, ma Pescara sarà l'anno dei record. Io la stessa cosa che ho detto per quanto riguarda Penne, dobbiamo dare visibilità a Pescara. Pescara merita questa vetrina.
Quindi, ma siamo noi abruzzesi, e dobbiamo abituare. I primi, a noi, siamo noi abruzzesi che preferiamo andare a fare un'altra manifestazione. Ecco, quello che dicevo prima di Foligno, perché? Perché tutti gli umbri erano a quella manifestazione, sì. La sentono loro tutti quanti e non solo chi ha organizzato. Invece da noi c'è sempre l'invidia oppure diciamo, bravo, vabbè, bravissimo. Purtroppo è così. Dobbiamo uscire fuori da questo. Cioè, io ho sentito. Deve essere la nostra maratona, la maratona, deve essere la maratona degli abruzzesi. Esatto. Dei podisti. E Pescara dobbiamo è farle nostre, una città che merita, perché ha tutto, secondo me la più importante città dell'Abruzzo, quindi meriterebbe un bel palcoscenico, meriterebbe veramente una bellissima manifestazione. Grazie Ervano, un'altra bella cosa che ha detto Gabriele quando ha parlato dei premi da dare agli atleti, una cosa che mi è piaciuta è la gara che è stata fatta a Prato La Peligna, io non c'ero, ma ho visto che sulla locandina hanno specificato per punto e per segno che cosa veniva dato all'atleta. Chi vuole ci va, chi non vuole non ci va, e nessuno è può contestare e dire ma io mi aspettavo, io vedevo, pensavo che... Da voi problemi non ce ne sono. Problemi non ci sono. Non sotto ci questo sono, punto di vista non ci sono. Sotto l'aspetto di dare i premi. Ricchi premi, anche quest'anno confermati. Quindi. Anche poi con il ristoro che fa Papà Carlo. Già basterebbe solo il ristoro. È più che sufficiente. È un premio. Un ricco premio. È solo la simpatia del gruppo Atletica Colonia Spiaggia che organizza la manifestazione. Quasi un matrimonio, il matrimonio che ha fatto Santino. Sì, un piccolo buffet da matrimonio. Sa, Santino, se quello che non hai preso anni fa lo prenderai oggi, l'hai anche raccontato in trasmissione, Chi la signora sa? Quando torni a casa torna piano, quando rientri stai attento. Sì. Bene, grazie, siamo arrivati anche alla fine della 45esima puntata. Alberico Di Cecco, come ho detto prima, assente e giustificato, sta organizzando la maratona Città di Pescara, ecco perché non è questa sera con noi come sempre come ospite fisso. Io ringrazio Gianni alla regia, la bella Silvia alle telecamere, buona serata a tutti, grazie agli ospiti. Best song ever. It was your best song ever.